Però in pratica abbiamo avuto l'adesione di 91 partecipanti, quindi abbiamo avuto questa iniziativa di ideazione di una locandina che fosse incentrata sul cambio energetico o comunque rispetto dell'ambiente, una tematica ambientale destinata al risultato ambientale, e ha avuto un'adesione anche all'insieme delle nostre aspettative. Molto piacere che anche qui hanno partecipato molte scuole, e quindi è una cosa bella perché effettivamente, insomma, come dire, anche per i giovani sono stimoli importanti, ci sono ragazzi che sono stati molto bravi e quindi che danno grande speranza per il futuro. Ringraziamo i nostri media partner di questa iniziativa, che sono la Nuova Ecologia e la Fondazione Bioarchitettura, che danno la possibilità di avere 4 abbonamenti, 2 e 2 rispettivamente, ai vincitori di queste locandine. Passo la parola allora a Luisa Marquardt. Invito anche gli altri membri della giuria a venire. Mi raccomando, infatti, venite più vicino, se no state troppo lontano. Allora, durante la presidente Luisa Marquardt, che anzi, per le biblioteche scolastiche, chi meglio di lei è la massima autorità delle biblioteche scolastiche, oltre al resto, e a mille altre cose che fa Luisa. Poi Raffaella Inglese del coordinamento CNPA, la nostra Sonia Poponessi, che è la grafica che ha curato questa bellissima grafica del nostro evento. E con l'occasione, ecco, ci tenevo a ringraziare le colleghe veramente preziose, Rossella Sisti, proprio H24, abbiamo vissuto veramente in simbiosi, tutto lo staff di Renata Montesanti, che veramente è stata preziosa, le colleghe dell'editoria che hanno messo a disposizione tutto il materiale esterno. I colleghi del web che stanno garantendo lo streaming e tutte i vari collegamenti, e tutto lo staff, eventi, editoria, grafica, veramente insomma tantissime persone che si sono dedicate anima e corpo tutto questo periodo a questo evento. Quindi ringraziamo poi appunto gli altri membri della giuria. Manca Sara però. Sara dov'è? Sara, vieni Sara. Anche Sara. Allora, c'è Vittorio Ponzani, del presidente dell'AIPLAZO, che ringraziamo, e Sara Belli, sempre del CNPA. Quindi questa è stata la giuria che ha avuto l'arduo compito di scegliere solo 4 locandine tra le bellissime che sono arrivate. Passo la parola a Luisa Marquardt. Grazie infinite. Un brevissimo intervento, semplicemente prima della programmazione delle locandine selezionate. Semplicemente per comunicare le modalità con cui abbiamo operato. Appunto la scadenza il termine di presentazione dei lavori era fissato al 5 aprile e ci siamo chiesti fortemente se e quanto questo invito appunto a partecipare all'ideazione di una locandina che fosse appunto centrata sul risparmio energetico, rispetto per l'ambiente, l'uso responsabile delle risorse ambientali, temevamo insomma che non avesse poi un riscontro adeguato. Come verrà recepito questo invito? Ci sono tanti altri concorsi, ma qualcuno prenderà in considerazione? Dopo pochi giorni, giuro, ci siamo molto piacevolmente sorprese della quantità incredibile di lavori, e quindi procedere poi a mandarli, insomma, a votarli in tempi strettissimi ha richiesto un impegno veramente particolare, e rinnovo, mi unisco al ringraziamento di Anna Laura per la sua collega Rossella Sisti, ma per la stessa Anna Laura, per aver provveduto a montare, diciamo, le locandine in un formato che garantisse l'anonimato, che ci consentisse, lavorando in diverse strutture, anche in diverse città, che ci consentisse anche di lavorare a distanza,
E quali sono stati i criteri appunto presi in considerazione? La composizione grafica complessiva, quindi insomma diciamo la realizzazione appunto proprio da un punto di vista grafico, l'efficacia, la chiarezza, i contenuti del messaggio, eventuali riferimenti a biblioteche ma anche a libri e lettura ed eventuali riferimenti biblio, web e sitografici come a volte si fa anche no, nei poster. E come lavorare, perché il materiale era tantissimo e dovevamo anche cercare di lavorare, insomma il nostro impegno era anche lavorare appunto in maniera rigorosa e quindi per accelerare i tempi, insomma, e procedere velocemente ma anche poi avere una elaborazione insomma come posso dire affidabile, è stato creato, abbiamo ritenuto utile creare su Google Form un modulo con le varie voci e quindi via via con un menu a tendina che si apriva, quindi con inserivamo il numero della locandina e poi via via insomma votavamo e insomma alla fine the winner is, anzi the winners are, i vincitori sono quarto classificato, questo bellissimo efficace poster alla numero passione. Giustamente ci ricorda un abuso di corrente può portare a un uso scorretto delle risorse ambientali. Leggendo a lume di candela o alla luce del sole non renderai la tua passione un consumo. L'uso responsabile delle risorse ambientali è importante energicamente. Quindi al lume di passione, insomma, apre questa carrellata appunto di vincitori. Lorenzo Badioli è il vincitore, l'ideatore di questa locandina. L'ho animato fino all'ultimo perché abbiamo dovuto restaurare la connessione tra le locandine rese anonime faticosamente, diciamo, in giornate di passione. e poi invece abbiamo dovuto restituire questo collegamento. Allora, Lorenzo Badioli, ecco, il problema, noi abbiamo dovuto fare questi lavori fino alla fine, diciamo, quindi non abbiamo dato molto tempo ai vincitori di sapere che erano vincitori, perché fino a ieri sera abbiamo scritto e quindi chiaramente purtroppo, ecco, l'unico inconveniente è che non tutti avranno modo di essere presenti. Sì, quindi c'è anche chi abbiamo, era lontano, insomma, abbiamo scritto e quindi in pratica però non avevamo di tutti un recapito telefonico e quindi in realtà di fatto purtroppo questo Lorenzo Badioli non abbiamo avuto modo di farlo venire fisicamente. Quindi allora procediamo con l'altra locandina. Terzo classificato con un'interessante citazione. Aspetta, questa è la terza è quella. Sì? Dovrebbe essere. Aiuto? Questa. Scusate. Qui. Ho sbagliato. Scusate, nel montare ho fatto questa cosa a luna di notte. Eravamo un po' stanche, diciamo, la serata. Anzi, correggo allora, subito perché sì. Insomma è cioè, la terza però classificata sì. È Beatrice Fernandez, sì. Che dovrebbe essere in sala. La invitiamo a venire. Prego. Sì, che poi erano tra l'altro alternate queste locandine con un fondo scuro. Spiegaci la locandina di Beatrice. Aspetta, ecco. Ecco. Eccola qui. Oh. Allora, per i premi invece adesso abbiamo. Ok. Sì. Allora. Eccola. Erano lì sotto le. Il libro sono tutto ciò che studiamo, apprendiamo, dobbiamo studiare. Nel libro, quindi nello studio, anche nello studio della ricerca delle nuove alternative energetiche, noi possiamo generare nuove energie per la Terra. La Terra infatti con la spina si attacca a queste idee, e sono le idee che generano nuova energia e la Terra ne usufruisce. Questa è la nostra idea. Allora, un applauso. Per ognuno. Ah, ok. Sì.
Aspetta che ti dà un altro fascicolo. Mi dico, aspetta, scusa, abbiamo addirittura anche... Grazie. E addirittura anche l'altro media parte. Allora, sì, procediamo quindi. Sì, con il secondo classificato non c'è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza. Una bella citazione ripresa appunto da Richard Buckminster Fuller, considerato per tanti aspetti insomma un po' il padre della geodetica, anche se era stato insomma un tedesco negli anni 30, ma aveva sviluppato appunto Fuller questo discorso appunto dell'applicazione della geodetica, e si è anche occupato nei suoi scritti proprio dell'importanza della conoscenza e anche appunto ai fini ambientali. Quindi questa locandina ci è sembrata sì, risultata insomma appunto la seconda classificata, è un bel molto evocativa, no? Perché appunto vedere la città in lontananza e anche questo germoglio che fa appunto ben sperare. Allora, dunque, intanto ecco, corrisponde, allora il vincitore corrisponde a un alunno di un istituto, si chiama Bizzi, non sapevo il nome di battesimo perché non c'è stato comunicato. Comunque la professoressa Bovi dell'Istituto Einaudi di Ferrara, istituto tecnico tecnico, ma è una delle innumerevoli scuole che ha partecipato. L'Istituto Einaudi è istituto, dunque, perché abbiamo ben sei istituti che hanno partecipato. Istituto Einaudi tecnico, non so che altro, vediamo. Comunque insomma uno degli istituti che ha partecipato sono a Ferrara e sono in campo scuola attualmente, quindi abbiamo contattato la professoressa Bovi che ha fatto partecipare moltissimi ragazzi inviandoci un transfer che ha avuto anche il problema che era scaduto, quindi abbiamo avuto anche questo piccolo compito di questo caricamento di dati. E a questo punto quindi la ringraziamo perché è una delle docenti che appunto veicola con i propri alunni messaggi di sostenibilità, messaggi, sono ragazzi molto bravi che appunto nella grafica. Quindi un applauso anche all'assente. Il primo classificato con questa locandina anche in biblioteca, non sprecare, stacca, spegni, salva, con una combinazione diciamo molto interessante, molto equilibrata da un punto di vista grafico, che coniuga insomma vari aspetti, vari temi che erano stati indicati, ma anche appunto con un riferimento esplicito, insomma calato proprio nell'ambiente biblioteca e anche con tutta una serie di consigli e quindi c'è anche insomma una parte informativa che però è presentata insomma in maniera assolutamente non noiosa ed è un bel invito insomma ad essere più responsabili anche nei nostri piccolissimi comportamenti quotidiani. E corrisponde a Simona Marra, non so se è presente anche lei perché l'abbiamo passata ieri. E quindi altre volte i tempi sono stati un po' stretti. Comunque anche a lei un applauso, anche a Marcello. Sì, per valorizzare comunque tutti i lavori pervenuti perché la scelta insomma è stata difficile, abbiamo cercato proprio di procedere in maniera rigorosa, votando locandina per locandina e senza consultarci o altro. Quindi questi sono insomma i risultati. Interessante tra l'altro questa alternanza di due fondi molto scuri e questi altri più lievi, più chiari. Come promesso poi agli occhi delle locandine, quindi queste locandine saranno poi utilizzabili veramente da tutte le biblioteche ambientali che potranno rendere disponibili nelle proprie sale lettura per veicolare appunto ai propri utenti, al personale, a tutti coloro che transiteranno nelle biblioteche dei messaggi positivi anche con una grafica molto accattivante. E per quanto riguarda adesso le locandine, attualmente non sono state curate di qualsiasi nominativo, però chiaramente quando poi le renderemo disponibili online, non so che
posso mandare? No. Sì, ah, sì, vai. Le possiamo, ecco, le proietteremo, infatti queste immagini sono veramente molto, molto belle. Non so se Roberto, scusami. Io ho fatto solo da portavoce, ma insomma, ecco, devo ringraziare tutti i colleghi che appunto hanno lavorato alacremente, insomma, hanno fatto sì che fosse possibile appunto anche questo momento, no? Importante, che è un'occasione, insomma, un bel, e anche stimolante nei confronti. Abbiamo seguito poi l'esempio virtuoso lanciato da voi a Green Library nel giugno scorso, perché la prima edizione di questa cosa, poi lo diranno più avanti, era l'anno scorso. Allora, senti, dunque, a questo punto quindi ringraziamo. Sì. Chiedo scusa a tutti i presenti, agli organizzatori, e sto facendo una cosa assolutamente, come posso dire, poco educata. Non si sente? Si era spento. Dico, mi scuso con tutti voi presenti, insomma, e con gli organizzatori e anche con i colleghi. Io ho prestato, faccio una cosa che insomma non è tanto educata in questo contesto, però ho apprezzato tantissimo tutti gli interventi della prima sessione, sarò telegrafica, ma devo mi sento veramente di ringraziare col profondo del cuore, perché è stata per me emozione pura, piacere veramente infinito, e devo ringraziare le dottoresse Console e De Logu per ciò che hanno presentato riguardo alla biblioteca e al Servizio Geologico d'Italia. E mia mamma è stata geologo capo superiore dell'ufficio del Servizio Geologico d'Italia, e ha lavorato al Servizio Geologico per oltre 41 anni, quasi 42 anni, e ricorre quest'anno il centenario della nascita, e la biblioteca, ma tutto il Servizio Geologico sono stati la nostra famiglia estesa, i colleghi del Servizio Chimico, la dottoressa Grandi, la dottoressa Zanfraco, il legatore, il signor Perilli con le sue magiche carte marmorizzate e i suoi ritagli di marocchino e tutta la varietà di arnesi, e quella libreria in press pine e la scaletta a chiocciola di ghisa che portava su al ballatoio. Io sono cresciuta in quella biblioteca e mio fratello prima di me, e quindi sinceramente so che la battaglia, mia mamma appunto era geologa e ha studiato insomma in materie scientifiche in un'epoca in cui le donne insomma non sempre riuscivano ad abbracciare la carriera e comunque gli studi voluti, però poi nel momento in cui era stata affidata la biblioteca aveva tenuto a prepararsi insomma nel migliore dei modi, quindi aveva seguito all'epoca la scuola vaticana di biblioteconomia proprio per conoscere insomma apprendere quelle competenze necessarie per poter servire al meglio i ricercatori. Tra l'altro il network interno del Servizio Geologico è stato straordinario, perché era anche una rete straordinaria in un'epoca per esempio della cortina di ferro, e quindi la collaborazione con ricercatori dell'Unione Sovietica, dell'allora Unione Sovietica, dei paesi insomma di quell'area, e quindi veramente insomma è stata un'esperienza straordinaria. Purtroppo le vicende le sappiamo, e mi ha fatto così tanto tanto piacere invece vedere queste nuove prospettive della biblioteca del Servizio Geologico. Scusate questa digressione tutta personale, però dietro le biblioteche ci sono appunto le persone, scusate tanto, grazie.